siamo qua per far vedere che le persone con sindrome di Down sono innanzitutto persone, e quindi anche se fortunatamente oggi ci sono molti meno pregiudizi di prima, però è sempre bene cercare di combattere quelli che ancora ci sono. Si può scegliere tra diversi effetti benefici: vincere contro il pregiudizio, vedere oltre le apparenze, viaggiare lontano dai luoghi comuni e cantare fuori dal coro. Sono le pillole contro il pregiudizio dell'Associazione Italiana Persone Down, che anche quest'anno, con un pizzico di ironia, ha voluto combattere le false credenze ancora diffuse su questa sindrome. L'associazione, sabato 10 e domenica 11 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale della Persona con Sindrome di Down, è così tornata in piazza San Jacopo con il suo stand. Nell'occasione si potranno anche sostenere i progetti per l'autonomia e l'integrazione sociale promossi dalla sezione aretina dell'associazione. Hanno bisogno di essere sostenuti nell'inserimento nel mondo del lavoro, e perché sono in grado di lavorare. Studio pianoforte e batteria, un po' resto in centro a fare shopping. Ho 27 anni, 2 di 26, torno a fare della vita, ti faccio le faccende domestiche e tante cose. Sono persone a tutti gli effetti, con i loro diritti, il diritto di frequentare la scuola in maniera consona alle loro esigenze, alle esigenze di tutta la classe in cui sono inseriti,